Amici telespettatori, ben ritrovati per il nostro appuntamento settimanale con Trentino chiama Europa. Oggi concludiamo il nostro viaggio che ci ha portato a conoscere i fondi strutturali europei. In quest'ultima puntata ci occupiamo dei fondi destinati allo studio delle lingue. Lo studio delle lingue, un tema molto importante nelle politiche europee per favorire gli scambi a più livelli tra i cittadini dell'Unione Europea. In Trentino, grazie al Fondo Sociale Europeo, è attivo un importante piano di formazione linguistica rivolto agli studenti e agli insegnanti del sistema educativo provinciale. Molto interessante è il programma di mobilità per la frequenza di percorsi in lingua inglese e tedesca all'estero. Il programma di mobilità per gli insegnanti della provincia autonoma di Trento è finalizzato al potenziamento e al miglioramento delle competenze linguistiche attraverso la partecipazione a percorsi di full immersion di lingua inglese e tedesca in paesi dell'Unione Europea presso istituti e centri accreditati. Dal 2016 sono più di 1000 i docenti che hanno partecipato. Abbiamo raccolto la testimonianza della professoressa Elisa Polverari. Sicuramente è stata un'esperienza positiva, molto utile, un'opportunità che uno diversamente dovrebbe ricavarsi con i propri soldi, con il proprio tempo. E invece, insomma, con l'aiuto del fondo si può andare in Inghilterra, parzialmente spesati, è sicuramente un'esperienza valida che aiuta anche di rientro, insomma, ritornando a scuola uno riporta quello che ha imparato, è sicuramente un modo per migliorarsi, per riuscire poi anche a ritrasmetterlo ai ragazzi, quindi senz'altro un'iniziativa valida e utile sicuramente. Io mi sono limitata a fare la domanda entro i tempi previsti e poco dopo sono stata contattata, mi hanno detto che era disponibile un posto. Analogamente al percorso per insegnanti esiste quello rivolto agli studenti. Anche in questo caso parliamo di corsi full immersion in lingua inglese o tedesca. Francesco è uno dei 550 studenti che ha avuto l'opportunità di partecipare all'edizione 2019. A me piace molto l'inglese come lingua, mi piace studiarla e avevo già fatto alle medie e anche in prima superiore, ero andato all'estero per studiare attraverso la scuola. In seconda liceo si è presentata questa opportunità di andare con la provincia, con questo progetto europeo, e allora ho deciso di iscrivermi e di tentare di passare questo esame. E una volta che l'ho passato sono stato molto contento di partecipare. E poi quando sono andato su in Inghilterra, sono stato lì 3 settimane, le prime 3 settimane di luglio, e sono stato lì durante le mattine, andavo a scuola a studiare la lingua, mentre durante i pomeriggi facevo attività nella città, oppure per esempio durante i sabati andavamo a fare gite fuori città in altri luoghi dell'Inghilterra.